Caro Tai, cara comunità, ciao a tutti. Con questo video volevamo ringraziarvi per questo percorso che abbiamo fatto insieme nelle scorse settimane, la condivisione della pratica delle gate. Spero che questi video vi abbiano aiutato e ispirato, a questa bellissima pratica che ci aiuta a ritornare nel momento presente e apprezzare le meraviglie della vita che sono lì disponibili per noi. Dato che l'energia dell'abitudine è molto forte dentro di noi, l'energia della corsa, del correre, che a volte ci porta a fare le cose un po' con il pilota automatico. Quindi a fare le cose senza veramente essere presenti all'azione che stiamo facendo. Qui nel monastero, per aiutarci a fermarci, a entrare in contatto con l'azione che stiamo facendo, quindi a praticare queste gate, scriviamo in un foglio di carta con la nostra calligrafia queste gate che poi tagliamo e appendiamo nel muro, nei luoghi dove queste gate vanno praticate, così per ricordarci appunto di praticarle, perché a volte l'intenzione non basta, per quanto è forte l'energia dell'abitudine e di fare le cose con il pilota automatico. Ecco, avere un qualcosa che ci ricorda anche a livello visivo di praticare queste gate. Ecco, ci aiuta veramente a fermarci, a entrare in contatto con questi versi e con le azioni che stiamo compiendo in quel momento. E sotto la descrizione di questo video abbiamo preparato una cartella, quindi condivideremo un link che vi porterà nella cartella dove sono stati caricati tutti questi video che abbiamo registrato durante le settimane passate. E se non avete avuto ancora il tempo di guardarli tutti, vi consiglio di farlo, così potete scegliere con quale gata voler iniziare o quale gata continuare a praticare nel caso avete già iniziato a praticarle. Ecco, se vedete un video che vi ispira, una gata particolare, potete impegnarvi a praticare ogni giorno quella gata, così appunto da addestrarsi a essere più presenti durante le nostre giornate, più presenti ai miracoli della vita che sono sempre disponibili dentro di noi e intorno a noi. Grazie di nuovo, se volete potete lasciare dei commenti se avete già praticato durante le scorse settimane queste gata. Potete lasciare dei commenti così per raccontare la vostra esperienza, così anche per nutrirci e ispirarci a vicenda. Ecco, grazie di cuore per la vostra presenza di nuovo, è stata una gioia fare questo percorso insieme. E niente, stiamo già pensando a che tipo di pratica poter offrire in futuro, così da poter continuare a camminare insieme e sostenerci a vicenda in questo bellissimo sentiero. Speriamo a presto, un abbraccio a tutti. Ciao.